Una terribile scoperta è stata fatta ieri in un appartamento di Corso Umberto I a Cava dei Tirreni, dove nel tardo pomeriggio è stato rinvenuto il cadavere di un 61enne in avanzato stato di decomposizione. A quanto pare l'uomo di origine straniera, che aveva perso recentemente la madre, non dava notizie di sé da diversi giorni. Così, dopo i vani tentativi di mettersi in contatto con lui dei familiari della sorella, si è reso necessario richiedere il supporto delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e di Vigili del Fuoco, che al termine di un'operazione piuttosto complessa, in quanto la porta dell'appartamento era chiusa con le chiavi nella serratura, entrando all'interno insieme ai sanitari del 118, si sono trovati di fronte alla raccapricciante scena. In un primo tempo si è ipotizzato un malore, poi il medico legale, mediante l'esame esterno, ha accertato che si è trattato di un gesto estremo, ed in particolare che il decesso è avvenuto per un avvelenamento legato all'assunzione di alcuni farmaci.